Per un trucco base di Halloween non serve molto. Basta seguire dei piccoli accorgimenti che renderanno il nostro look pauroso. Vediamoli insieme in questo tutorial facile e veloce. Per un trucco pauroso possiamo partire con il creare una base bianca utilizzando un cerone bianco come quello che usano i clown. In questo caso io lascio uno spazio non truccato centrale che poi andrò a colorare di rosso come fosse sangue per creare un bell'effetto viso sfregiato. Lo andiamo a stendere con una spugnetta su tutto il viso. Con questa base possiamo creare un teschio o un clown malvagio, magari disegnando i denti come vi mostro in questo tutorial. Ora andiamo a disegnare i dettagli. Prendiamo un pennellino con la punta sottile e il colore nero. Disegniamo per prima cosa le sopracciglia che dovranno partire dal basso verso l'alto. Questa forma di sopracciglia darà al nostro viso un'espressione piuttosto cattiva. Posso anche disegnare due segnetti a V ribaltata sopra di esse, come fossero delle rughe d'espressione che renderanno il tutto ancora più credibile. Per quanto riguarda la bocca, voglio creare l'effetto di una bocca cucita o cicatrizzata. Per farlo basterà tirare due linee che partono dalla fine della bocca verso le guance e disegnare dei trattini a cavallo. Il contorno degli occhi dovrà essere assolutamente nero, in modo da renderli più cupi possibile ed enfatizzare lo sguardo. Come ho detto prima, nella zona non colorata di bianco andrò a creare un effetto viso sfregiato. Per farlo coloriamo la zona di rosso, magari alternando un rosso più chiaro e uno più scuro, in modo che le sfumature rendano il tutto più veritiero. Andiamo a marcare ulteriormente la zona degli occhi con dell'ombretto nero. Attenzione, più sbavato è, meglio è. Con del rosso, o meglio ancora con del sangue finto, creo poi delle gocce che scendono dagli occhi come fossero lacrime di sangue. A cavallo tra il bianco e il rosso creerò un effetto di cuciture sulla pelle. Basterà disegnare con un pennellino piccolo e il colore nero dei trattini o delle X e dei pallini come fossero punti di sutura. Per finire voglio dare l'idea di un viso da bambola satanica. Vado quindi ad applicare al centro della bocca un rossetto rosso per creare l'effetto di una bocca da bambola. Potete divertirvi a combinare e a rielaborare questi semplici trucchi per creare un make-up per Halloween che sia comunque spaventoso e di effetto. Se questi suggerimenti vi sono stati utili e volete farmi vedere il risultato, lasciatemi un link alla fotografia nei commenti qui sotto. Buon divertimento!